Cosa ci fa Marco Chiari con una bottiglia di vino e un bicchiere ISO in mano? Beh, allora, una delle cose che mi piace di più nella degustazione dei vini è la verticale. La verticale, per chi non lo sa, è una degustazione dello stesso vino nelle varie annate, quindi declinato con le vendemmie di anni successivi. Ci sono vini che alcuni anni non vengono nemmeno prodotti perché si attende che l'uva sia di una certa qualità. Questo vi spiega un po' la mia mente analitica, chiamiamola così. Mi piace molto perché prendendo un vino, soprattutto di quelli buoni, è possibile percepire tutte le variazioni di salinità, di mineralità, che comunque il clima e il terreno, la maturazione hanno poi comportato nella produzione finale. Bene, oggi vi invito ad una verticale di una penna stilografica. Riusciamo a farla sulla Momento Zero di Leonardo Officina Italiana, grazie proprio alla disponibilità di questo produttore che mi ha inviato in anteprima tutto un set di pennini che saranno quelli della nuova collezione 2021. Quindi è una verticale, ma anche una sorta di anteprima di quello che troveremo sulle sue penne nel futuro. Cominciamo col dire che all'inizio Leonardo montava sulle Momento Zero due possibilità, una doppia scelta di pennini, quelli della Bocca e quelli della Giovo. Poi si è orientato un pochettino di più su quelli della Giovo, ma soprattutto per la nuova collezione che vi presento oggi sono pennini che sono fatti su misura, su esplicite richieste dell'azienda, quindi non sono i pennini della Giovo presi, comprati ed adattati, ma sono dei pennini che il produttore Giovo realizza unicamente per Leonardo. Questo significa che la compatibilità, la qualità della stilografica cresce ulteriormente. Non che ne avesse bisogno perché è una delle penne più vendute, è una delle più apprezzate. Avrete visto che belle le nuove colorazioni, a me piacciono davvero molto. Questa è la mia, è una Positano blu, che è uno dei colori che mi piace di più perché ricorda alcune penne vintage che ho in celluloide e questa, devo dire la verità, non sfigura affatto. Andiamola a vedere. Allora, per prima cosa mettiamo in confronto i pennini. Questo è quello della produzione precedente, che si può riconoscere anche da questi fregi, da questi ornamenti che si trovano sul pennino, mentre invece quello nuovo ha un design ancora più pulito, a me piace di più, e oltre al logo più evidenziato dell'azienda, non hanno questi fregi. Questa è la produzione che andremo ad incontrare a partire dal fine 2020, anno 2021. Li andiamo a provare, quelli nuovi. Ora smonto dalla penna questo pennino della Joe vecchio, per così dire vecchio, e proviamo tutta la gamma nuova. I pennini che andremo a provare oggi sono quelli della gamma extra fine, fine, medio, broad e il calligrafico, lo Stab 1.1. Andiamo a metterli alla prova. Se non sapete come montare il pennino sulla Leonardo Momento Zero, vi andate a vedere il tutorial, ma è una cosa talmente banale e facile che ecco fatto. Che bel tramonto, eh? Allora, l'inchiostro che ho scelto per voi oggi è l'Equinox numero 5 di Califoglio, sapete di questo produttore, Artisan Pasteleur, che mi sta dando parecchie soddisfazioni. La vado a provare qua. La gradazione su questi pennini la trovate sul lato destro, in questo caso, del pennino, un po' come avviene in altri produttori. Allora, stiamo parlando della Leonardo Momento zero con pennino EF, è un pennino extra fine, direi che lo è davvero. Stiamo utilizzando un inchiostro Califoglio Come vedete, la penna è molto scorrevole, molto anche governabile.
E stiamo parlando di un pennino extrafine, un pennino extrafine, quindi senza dubbio di quelli che mette più in difficoltà la scrittura se la impugno in alto. Noto che è molto scorrevole, come vi dicevo, tengo qua questo spazio per fare una comparativa al termine delle nostre prove di scrittura. Perché si tratta proprio di una verticale, come vi ho detto. La verticale è quella che mi permette di confrontare sullo stesso corpo diversi pennini. Ora, questo è un aspetto che dovrebbe essere molto in evidenza quando andiamo a scegliere una penna. Perché? Perché dato il peso della penna, questo è il peso della penna, ok? E questo è il pennino. Dobbiamo considerare che a seconda della gradazione abbiamo più o meno, cioè una parte minore o maggiore di porzione che viene scaricata, di peso che viene scaricato. Paradossalmente, quindi estremizzando, scusate, l'aspetto, se io ho una penna molto pesante e un pennino sottile, potrei faticare un pochettino nel governare più che il tratto, la scrittura, perché c'è molto peso e ho una penna che punta e poggia soltanto su un pennino, su una porzione così ristretta, dato che è un pennino magari un extra fine. Questo però aumenterebbe anche molto la scorrevolezza, ma scorrevolezza non vuol dire a tutti i costi avere comunque un pennino che fa quello che volete voi, cioè di poterlo organizzare in tutti i movimenti, controllare nella sua corsa. Quindi a me col pennino extra fine piace, vedo che extra fine, e questa è una Leonardo. Momento zero. Bello, un flusso ottimo, non ha evidenziato né false partenze né niente. Ovviamente li ho provati prima di metterli alla prova. Andiamo a vedere il pennino fine. Ho effettuato il cambio, questo invece è il pennino fine. Allora. E infatti si sente subito, zero. Questo qua è il pennino fine. Già dai primi segni che ho tracciato, posso dire che mi trovo un po' più a mio agio. Pur essendo un amante del pennino extra fine, devo dire che questo premia di più la penna, perché la penna, come vi ho detto, è una penna che comunque ha un suo peso, non che sia pesante, ma comunque si sente, ha una sua solidità anche in mano, ma si sente proprio come peso. Un pennino fine che è leggermente, leggerissimamente è più corpulento di un extra fine, vedo che asseconda meglio il tratto. In altre parole, la penna poggia su un pennino un pochettino più abbondante. Questo, secondo me, la rende più governabile. Governabile, più confidenza. Infatti, anche mentre provavo queste cose per voi, mi sono sempre sì, divertito col pennino extra fine, col pennino fine, perché comunque è un pennino che consente di sbizzarrirsi anche nella scrittura creativa, tanto in piccolo quanto in grande, quante volte me l'avete sentito dire, cioè è molto a suo agio su questa penna, veramente mi piace molto. Andiamo a fare la comparativa che dopo esamineremo. La variazione di tratto rispetto all'extra fine c'è, ma vi confesso che quello che si coglie di più è la qualità della scrittura, cioè l'agio nella scrittura, perché la differenza non è poi molta. Motivo in più, secondo me, per esempio, per i miei gusti si intende orientarsi su un pennino fine. Voglio provare il tratto medio.
Il pennino medio è uno dei più venduti, quello che mette d'accordo un po' tutti quanti perché forse è il più intuitivo, il più facile, quello che non presenta impuntature, è il più leggibile anche senza sconfinare nel Broad o negli Stub. Insomma, si parte un po' da qua. Del resto si dice in medium stat veritas. Io avevo già iniziato la mia prova. Allora, abbiamo pennino medio di Leonardo, momento 0. E infatti si sente subito come il tratto sia cresciuto, come sia più abbondante. Momento zero, abbiamo detto pennino medio, però il tratto è pieno, corposo. Guardate come l'inchiostro venga anche in velocità deposto con la stessa intensità, la stessa saturazione, molto bene. Certo, è il pennino che è il più intuitivo, lo abbiamo detto, è quello che per cominciare darei anch'io a tutti quanti per muovere i primi passi, perché così è il pennino medio. È un pennino che, come forse vi ho fatto vedere in un altro video, è un pennino molto arrotondato, quindi mette tutti d'accordo. È senza dubbio quello che ci dà molta sicurezza, è quello che scrive un po' su tutte le carte. Anche questo va riconosciuto. Insomma, è il tratto medio. Andiamo a metterlo a confronto, vi ricordate, con questo qua. E qui vedremo di sicuro come il tratto sia cresciuto. È quello che oltre a tutto ci permette anche di mettere più in evidenza il colore dell'inchiostro. In questo caso stiamo sempre parlando del Califoglio Equinox 5. In questo caso vedete come sembri persino un inchiostro diverso, un inchiostro più scuro, eppure è lo stesso. Man mano che cresce la parte che noi riusciamo a mettere giù con il pennino, la parte del pennino, quindi la superficie che impatta sulla carta, scende più inchiostro, il flusso diventa ovviamente più consistente, quindi anche il colore prende più saturazione, più consistenza, in altri termini, più convinzione. Pennino Broad. Se col pennino medio la penna è diventata ancora più facile per essere utilizzata, cioè più intuitiva, col pennino B diciamo che è un trionfo della scorrevolezza, perché è una punta. Questo pennino Broad è un pennino veramente rotondo sotto ogni angolazione. È un pennino rotondo sotto ogni angolazione. Vi permette di scrivere con la massima fluidità. Ovviamente tutto quanto viene rapportato. La penna sembra una penna più grossa di dimensioni anche quando la si impugna, ma è solo una sensazione. Perché? Perché cresce la misura del pennino. Un pennino che un pennino che certamente vi invita a scrivere in maniera un pochettino più grande. Scrivere in piccolo con un pennino Broad significa mettere alla prova le vostre capacità, perché comunque la punta è larga di suo, ma larga, proprio rotonda. Un occhiello è difficile che si possa vedere bene anche quando usiamo un po' di precauzione. Perché? Perché il tratto e quindi il contrasto generale. Il contrasto generale è elevato, però è anche vero che questo è un Broad, è un pennino per gli appunti. Se dobbiamo scrivere qualche cosa per porre attenzione, eccolo qua, è un tratto corposo. Se dobbiamo rifinire delle lettere per scrivere un commento, qualche cosa che dobbiamo tenere a mente, questo si fa vedere perché, caspita, è un pennino Broad. Mi piace la sensazione della penna. È un pennino che non rientra pienamente nel mio panorama perché, non amando molto le mezze misure, per me si va alla prova dell'1.1. Questo sì, un bello stub.
Quando parlo di stab, su queste penne stilografiche, sto parlando di un pennino stab, come si deve, che credetemi è diverso dallo stab che troviamo su penne da 20 euro, da 25 euro. Certamente questo è un pennino molto più appunto, un pennino veramente fatto bene. Mettiamolo subito alla prova. Sì, a differenza del B, 0 per me scorre benissimo e devo dire che il lavoro che hanno svolto insieme ai tecnici della Giovo si sente perché questo è molto più scorrevole rispetto a quello che ho io. E tra l'altro sto osservando che posso anche giocarci un pochettino sulle variazioni del tratto perché è veramente lo trovo più a punto. Infatti, guardate come scrive sottile, questo è un pennino. Quello che col Broad non si riesce a fare, lo fate con lo stab, cioè di scrivere anche in piccolo, di scrivere degli appunti in piccolo. Perché? Perché basta semplicemente utilizzare la porzione del pennino non più utilizzata così, ma così, un po' più perpendicolare, ed avete questa variazione del tratto molto significativa. Ecco perché personalmente apprezzo di più lo stab, però a patto che sia un bello stab, uno di quelli che funziona veramente. Andiamo a vedere la comparazione nell'altra pagina, e non prima di avervi detto che cosa, che lo trovo molto, molto pratico questo pennino stab sulla penna. Perché? Perché il peso c'è, ma grazie proprio a questo peso di cui vi dicevo, c'è la possibilità di utilizzare il pennino, quindi di controllare il controllo. E il controllo è fondamentale quando andiamo a scrivere. Scusate, scrittura. Quando andiamo a scrivere, perché? Perché non mi piacciono le penne che scappano, ecco perché vi ho detto preferisco su questa penna il tratto fine rispetto all'extra fine, ecco perché il medio lo trovo il più centrato in assoluto. Il Broad è molto molto scorrevole. Questo ha la scorrevolezza del Broad, un tratto simile a quello, ma una creatività molto più spinta. Andiamoli a vedere. Allora, non ci resta che apporre anche il pennino, che come vedete, essendo un pennino 1.1, quando vado ad appoggiarlo in maniera incidente diventa più largo del Broad, però in questo caso diventa sottile tra un fine e un medio. Potrebbe essere un FM usato in senso orizzontale. Questo qua è lo stab. Vale tutto quello che vi ho ricapitolato prima. Il colpennino extra fine, la penna molto scorrevole, però presenta un piccolo sbilanciamento. Col pennino fine mi piace tantissimo e trovo che sia per chi magari ha già, insomma, qualche penna e mosso un po' i primi passi con la stilografica, il pennino fine è veramente molto bello. Il medio non tradisce mai su qualsiasi superficie, su qualsiasi carta, una penna intuitiva, comoda, facile, il segno, come vedete, il tratto è leggibilissimo. Il pennino Broad è il pennino per chi ama il tratto un po' abbondante, un pennino che scrive molto bene, però certamente generoso. Lo stab per mani un pochettino più evolute è quello che vi permette di unire un tratto molto corposo, più del Broad, e un tratto simile a un FM, a un medio scarso o a un fine abbondante, ma soprattutto di avere tanta varietà nella vostra calligrafia. Cari amici, un saluto da Marco Chiari, grazie a Leonardo Officine Italiane che mi ha messo nelle condizioni di realizzare questa prova comparativa e al quale con molto dispiacere dovrò restituire i pennini. Ciao a tutti!